Buonasera a tutti, grazie per la vostra presenza, ringrazio il Sindaco per il sostegno e la condivisione per le iniziative della Commissione Pari Opportunità, ringrazio il Dottore Raffaele Tetta e il team di medici esperti che questa sera sono qui con noi per parlare di sterilità umana. La Commissione Pari Opportunità, ringrazio il dottore Citro dell'AVIS, ringrazio le componenti della Commissione Pari Opportunità, in particolare Elisa e Senatore e Carmen Delmieri che hanno lavorato con entusiasmo a questa iniziativa. La Commissione Pari Opportunità è impegnata e attenta alla salute e alla prevenzione delle donne. Nel 2019 abbiamo sostenuto la campagna di sensibilizzazione dell'Associazione Animas che porta in Senato una legge per il riconoscimento della sindrome di Schenker per essere inserita nei livelli essenziali di assistenza. Siamo sensibili alla campagna di divulgazione per la medicina di genere. Sappiamo che noi donne assumiamo più farmaci rispetto agli uomini, però i farmaci sono tarati sul peso norma di un uomo di 70 kg, per cui siamo sottoposti per la medicina in generale, ovviamente non in caso di ostetricia e ginecologia, però per la medicina in generale siamo sottoposti a medicine con una taratura più alta rispetto alle nostre necessità e esigenze. Con il professore Tetta avevamo preventivato nel mese di ottobre un'iniziativa per la cura dell'endometriosi, poi c'è stato uno scivolamento, vari spostamenti, oggi siamo qui e siamo ben lieti di organizzare una giornata di sensibilizzazione per il contrasto e per la cura della sterilità umana. Sappiamo che secondo i dati del Censis, gli ultimi dati, 12 milioni di persone, di cittadini italiani, abbandonano le cure perché hanno problemi economici, perché non possono curarsi. E molti sono sottoposti anche a indebitarsi per rivolgersi alla sanità privata perché i tempi delle liste di prenotazione sono lunghissimi. Noi con questa iniziativa, grazie a voi, alla dottoressa Rossella Plaitano, alla dottoressa Giusy Plaitano, alla dottoressa Moira Mari, alla dottoressa Vecchia, alla dottoressa La Rocca, al dottore Rocco, riusciamo a regalare un sorriso, una speranza a tante giovani coppie che domani saranno qui all'Open Day. Grazie ancora.